Mario, funziona. Io complimenti per l'organizzazione, pure il cavaliere preparato. E allora io devo ringraziare il ragioniere Carmelo Paci e Mario De Marco per l'invito che mi è stato rivolto. Sarò veramente breve perché questo break che è servito per prendere il caffè un poco ritarda, che rientro tra i saluti, poi il vivo del convegno che vi interessa. Però volevo dire qualcosa e aggiungere qualcosa a parte i saluti. Vedete, noi politici spesso passiamo per essere tuttologi, cioè noi ci occupiamo di tutto e quindi dobbiamo sapere di tutto. E forse questo è l'errore fondamentale che facciamo. Io però, per quello che riguarda alcuni argomenti, ritengo che sia doveroso affidarsi alle persone che vivono in prima persona certe problematiche e soprattutto alle associazioni che fanno sintesi dei problemi della gente, dei vari problemi che si vanno ad affrontare. Io ringrazio questa associazione che mi ha preparato un disegno di legge del quale mi farò promotore in Assemblea regionale siciliana, dicendo già da subito, caro Carmelo, che la dobbiamo corredare di una approfondita relazione, perché so che voi siete persone che andate subito al contenuto, però dobbiamo spiegare pure la relazione. Quindi già dal giorno 16, non in questa settimana, che siamo impegnati in aula sull'argomento che riguarda proprio il sistema sanitario e quindi dovrebbe certamente interessa tutti i siciliani, interessa certamente voi, interessa noi. Quindi dobbiamo iniziare con un disegno di legge, e io vi ringrazio di questo per averlo preparato, per farci promotore in Sicilia delle vostre problematiche, perché quando noi arriviamo in assemblea spesso rimaniamo spiazzati perché ognuno dei 90 pensa di essere portatori di interessi di carattere generale, così come dovrebbe essere, invece poi alla fine si sofferma sul particolare. Invece avete scritto un buon disegno di legge, per quello che ho potuto constatare, abbastanza organico, che risponde alle esigenze della categoria. Io vorrei aggiungere, e ho fatto cenno al dibattito che per ora c'è sul campo sanitario, si discute tantissimo di quello che sta succedendo. Ieri abbiamo avuto un incontro, anche perché vedo degli operatori del diritto, a parte che i diretti fruitori, cioè il cittadino, che quando si avvicina al sistema sanità, ahimè, spesso si scontra con i problemi reali. Ieri abbiamo avuto un incontro a Patti con l'assessore alla sanità Massimo Russo, dove è stato spiegato che non bisogna più parlare di piano di rientro, ma di riorganizzazione del sistema sanitario. E caro Mario e caro Carmelo, quando noi parliamo di sistema sanitario dovremmo pure parlare di sistema sanitario insieme al sistema sociale, perché spesso le due cose, purtroppo, anche nell'organigramma regionale sono separate, cioè della sociale, dell'assistenza sociale si dovrebbe occupare, della 328, che dovrebbe interessare pure voi, si dovrebbe occupare ad esempio l'assessorato alla famiglia, così come è giusto, della sanità un altro settore. Invece sono delle cose che camminano di pari passo. Si sta discutendo del sistema sanitario, si sta gridando al lupo, però dobbiamo pure dire che nel corso di questi anni la politica, ahimè, disastri ne ha fatti. Cioè è arrivato pure il momento di prendere coscienza di quello che è stato causato, perché poi al diretto fruitore del sistema sanità non interessa assolutamente niente, guardate, che in Sicilia ci siano 27 centri di costo, cioè 17 aziende sanitarie, tante cliniche private, tante assolutamente niente. Cittadino che va a curarsi vuole sapere se di fronte si trova un bravo medico, un bravo primario, un bravo infermiere, o altrimenti se deve pure temere della persona che si trova di fronte. Quindi sono argomenti che si stanno affrontando in assemblea regionale siciliana, che meritano giustamente una risposta immediata, indipendentemente dai tempi imposti dallo Stato, perché altrimenti verrà commissariata la regione siciliana. Certo, non è stato dato effettivamente un bel esempio. Ma ripeto,
Questo perché ho voluto fare questo tipo di ragionamento? Perché gli argomenti, quelli della sanità, quelli del sociale, debbono essere affrontati insieme a chi, ripeto, si occupa dei problemi in prima persona. Dobbiamo ritrovare noi stessi, che siamo in prima persona, che ci impegniamo di politica, il gusto di fare politica insieme alle associazioni, caro Mario. E questo è il segnale che voglio lanciare ed è questa la disponibilità. Per cui, e concludo, vi ringrazio dell'invito, ma l'invito non serve solo a portare il saluto, serve a dire... tenetemi in considerazione, già l'avete fatto, ci faremo promotore da Messina parte questa proposta di legge scritta a Messina, scritta da voi. La nostra capacità deve essere quella di fare sintesi con gli altri deputati di tutti gli schieramenti, perché alcuni argomenti non possono interessare questo o quel partito, questo o quello schieramento. Quindi ci sono, ripeto, operatori in questo campo, ci mettiamo assieme, se dobbiamo approfondire il disegno di legge lo approfondiremo, nella speranza che possa avere un percorso accelerato per la bontà del disegno di legge che tutti noi ci auguriamo. Quindi buon lavoro. Grazie all'onorevole Abizzone, non c'era minimamente dubbio della sua avvicinanza nella nostra struttura. Grazie. Un caro saluto al senatore D'Alia, all'amico